Allora, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro di Libri su Misura. Libri su Misura è questa serie di incontri con gli autori che è stata ideata dalla casa editrice Dumpster Edizione dell'Ogione e si chiama appunto Libri su Misura perché questo è il nome del punto vendita della casa editrice a Modena in via Piave 60 e presto, presto verrà aperto anche un altro punto vendita a Bologna. Vi faremo poi sapere dove, ancora lasciamo un alone di mistero. Quindi Libri su Misura perché insomma, è un nome secondo me bellissimo perché sembra proprio i libri tagliati addosso come un bell'abito a seconda delle esigenze dei lettori. E in questo ciclo di incontri noi parliamo di gialli della collana I gialli di Dumpster, quindi che contiene romanzi di genere giallo, ma di tutte le sfumature del giallo, contiene il giallo di investigazione, il noir, il giallo storico. Anch'io scrivo gialli che vengono pubblicati nella collana I gialli di Dumpster. Però oggi sono qui in un'altra veste, sono qui in veste di conduttrice e di colei che presenta un autore. E l'autore che abbiamo qui oggi con noi si chiama Davide Nani. Ciao Davide. Ciao, ciao, ciao Lorena. Davide che ci parla del suo libro L'ora del pi greco. E adesso ti chiedo, Davide, se ti vuoi presentare, puoi presentare te come autore, come cosa hai fatto prima di questo libro, come sei arrivato a scrivere il libro e a conoscere la casa editrice Dumpster. La mia presentazione è molto semplice, io sono un insegnante elementare. E scrivo praticamente dall'arrivo di Windows, quando il computer mi ha permesso di imparare a scrivere la macchina, mi sono dedicato a questa attività che faccio per passione. Dumpster l'ho conosciuta perché c'era il concorso online. E mi piaceva questa formula. Io faccio molti concorsi, soprattutto con gialli. Scrivo anche racconti, però in generale sono appassionato, ne ho tanti nel cassetto, tanti incompiuti. E ho visto che c'era questa bella formula molto simile alla notte degli Oscar, no? Che del giallo venivano valutati vari aspetti. Il protagonista maschile, il protagonista femminile, veniva valorizzata anche l'ambientazione. C'era addirittura una parte sull'Emilia Romagna, io sono di Ferrara, quindi ha subito catturato il mio interesse, ho fatto il concorso e alla fine la giuria è stata bonaria con me e mi ha assegnato il premio come miglior protagonista maschile nella mia Ora del Pi Greco. E quindi, diciamo, la conoscenza è Prima venuta di da lì. questo hai scritto dei racconti, quindi questo è il tuo Sì, primo no, romanzo? non è il primo romanzo. Io sono un cacciatore di concorsi perché da diversi anni, insomma, scrivo questi gialli e i concorsi mi danno modo intanto di finirli e di correggerli, perché uno che scrive per passione molto spesso non ha lo stimolo giusto, no, per arrivare a completare un'opera come andrebbe fatta e come andrebbe riletta, sedimentata e rivista. Per cui il fatto di non essere autoreferenziali, insomma, il fatto di passare attraverso la lettura di una giuria, mi ha sempre stimolato a produrre, insomma, quelle che Quindi la secondo me valutazione della giuria, erano le idee insomma, è una cosa migliori. che Sì, ti stimola a scrivere. è la cosa importante, anche perché per un autore, tra virgolette, sconosciuto, l'unica, secondo me, strada per non cadere, insomma, nell'autopubblicazione morbosa è quella di farsi valutare, di farsi leggere. Poi i concorsi molto spesso danno anche via la pubblicazione. Io ne ho un paio Certo. sul mercato che sono stati pubblicati grazie ai concorsi, per cui Certo.
È una soddisfazione personale, è un modo di comunicare anche con le persone che ci conoscono, di farsi conoscere meglio. Assolutamente sì, assolutamente. Dunque, allora, in questi nostri incontri, che come ho detto prima, hanno come titolo Libri su misura, c'è anche un sottotitolo. Il sottotitolo è Scena del crimine. Scena del crimine perché? Perché parliamo di gialli e quindi naturalmente ci sono dei crimini e c'è una scena del crimine, ma anche perché i gialli di questa collana, quindi dei gialli di Dante, hanno una forte caratterizzazione territoriale, per cui svolgono tutti in luoghi italiani ben precisi e citati e riconoscibili. Quindi volevo chiederti qual è la tua scena del crimine, dove è ambientato il tuo romanzo L'ora del pigreco? Sì, a chi mi chiede, amici, insomma, colleghi di lavoro. Perché io scriva, io rispondo sempre per sostenere. E quindi ovviamente io parlo dei luoghi che conosco e molto spesso i personaggi dei gialli che scrivo sono composizioni di persone che io ho conosciuto, non per forza persone che ho conosciuto, ma tratti del carattere o del fisico di persone che voglio ricordare e che mi hanno colpito per qualche motivo. Quindi la mia scena è Ferrara. Ferrara. Si svolge a Ferrara l'indagine, poi l'omicidio non lo posso dire dove si svolge. Ah, non si può dire, ho capito. Non si può dire, Ma sì. parliamo di Ferrara perché insomma Ferrara è piccolina come centro. Parli di Ferrara centro, la Ferrara medievale oppure la Ferrara più fuori, perché ci sono dei posti estremamente noir vicino a Ferrara. Io una volta ho ambientato un mio romanzo nelle valli di Comacchio, che ho trovato sia un posto estremamente noir. Sì, è Non so se molto sei noir, sì. d'accordo con me. Sono d'accordissimo. È un territorio però saccheggiato da, non oso neanche chiamarlo collega perché lui è illustrissimo, insomma, è un territorio saccheggiato da Simoni, non so se ne hai avuto Vabbè, uno poi può conoscenza. Sì. ambientarlo ugualmente. No, io Lui fa invece dei no. romanzi storici, per cui a un Sì, certo punto, sì. insomma, una sua Sono nicchia gialli storici particolare. molto corposi. Sì. Io invece l'ho ambientato al centro di Ferrara, cioè il protagonista, quello che è stato premiato, vive in centro. E secondo me anche in centro, soprattutto quando la stagione turistica non è all'apice, cioè parlo dei mesi invernali, i mesi in cui non ci sono le gite dei ragazzi, non ci sono turisti stranieri, così il passeggiare nelle vie della Ferrara medievale, nel silenzio, con il suono dei propri passi, insomma, dà un'aria di mistero in generale. Poi, Certo, vabbè, non molto della nebbia suggestivo. non voglio neanche parlare perché la nebbia è l'elemento che avvolge sempre, le storie ferraresi, per Sì. cui Quella c'è. Insomma, i tuoi personaggi, ci puoi parlare un po' dei personaggi, del protagonista? Certo. Il protagonista è un architetto, socio di una ditta che fa domotica, se la chiameremo oggi, no? Che però è una ditta che ha avuto una certa evoluzione, che è socio del fondatore, diciamo, di questa ditta, che è un vecchio che lui stima, un anziano che lui stima moltissimo. E insomma, nella storia tutto nasce perché viene ucciso il figlio di questo signore, cioè il figlio praticamente del fondatore della ditta, che è praticamente frutto di lacrime e sangue di tutti e due i soci, cioè del vecchio e di questo architetto. Quindi si apre un'indagine e l'architetto è l'unico ad esserne fuori e quindi è quello che riesce a tirare un po' i fili delle varie testimonianze, mostrando poi la scoperta del colpevole, ecco.
Ma sbaglio, tu prima hai detto che i tuoi personaggi, i personaggi del tuo libro, sono tutti personaggi che tu hai conosciuto in qualche modo, o no? Sì, è vero. Cioè, ho bisogno, perché io non riesco ad inventarmi una persona e a descriverla. Io ho bisogno di cose che ho già visto. Non riesco a farmi l'immagine, un'immagine sconosciuta, no? Come quelli che dicono che gli UFO esistono perché tutti li disegnano, no? I bambini li disegnano rotondi, allora no, in realtà viene un fenomeno molto simile a questo. Io per delineare il personaggio protagonista, il premiato, diciamo, del romanzo, ho dovuto pensare al mio dentista, che aveva delle caratteristiche molto particolari. Anzi, sarebbe bello che Ma lui il tuo dentista lo ascoltasse. sa, si è riconosciuto No, nel tuo non lo romanzo. sa, adesso Non lo glielo sa. dirò perché poi non sapevo se saremmo andati Ma su se questo sente questa argomento. intervista adesso lo impara però, Ah, eh. glielo farò sapere che lui non c'entra assolutamente niente con atmosfere dubbie, è una persona tranquillissima. Però ho avuto bisogno di immaginare lui e di immaginare anche il mio collega di lavoro nei panni del vecchio. Tratti, ovviamente non stiamo parlando di una copiatura proprio della persona, però le movenze, no? Anche semplicemente l'aspetto fisico per alcune caratteristiche, insomma. Quindi tu i personaggi te li immagini, te li vedi proprio come Sì, sono, nei dettagli. a volte lo dico anche alle persone, guarda. Questa caratteristica qui, questa frase l'ho copiata da te. Poi magari molto spesso loro non ricordano neanche di avere detto quella battuta, e non si riconoscono magari in alcune cose che gli altri possono osservare. Ma non si arrabbiano mai? No, No, perché magari non uno sono l'hai mai. messo a fare, che so, Sì, l'assassino io ho il mio o la migliore vittima. amico. Io ho il mio migliore amico che oramai è stato sezionato ed è stato ucciso diverse volte, perché Diverse lui è perfetto nel ruolo della vittima, per cui molte volte l'ho fatto, tranne che in un romanzo in cui svolge invece un ruolo attivo e vive fino alla fine, è capitato insomma che lui finisca per fare la vittima in qualche modo. L'hai fatto morire più volte, beh, sarà Sì, contento. ma ci ridiamo su questa cosa, anche perché poi non c'è mai il suo nome, non ci sono mai situazioni riconducibili da lui, però ci sono cose che lo fanno, che solo noi possiamo capire, cioè che solo tra la complicità degli amici può individuare come sue, come proprie. E dove si svolge? Nel tempo attuale? Nel Sì, passato? si svolge adesso. Volevo dire una parola sul pi greco per dire che non ha nulla a che fare con la geometria. Ha a che fare, forse perché secondo me forse può sviare un po' il titolo, insomma, l'ora del pi greco. Ecco, l'ora del pi greco è un elemento autobiografico perché l'ora del pi greco sono le 3:14. Le Ah, ecco. 3:14 che per l'appassionato di scrittura sono spesso anche violate per scrivere, per rileggere, per completare un lavoro, soprattutto nei momenti in cui mi trovo spesso, cioè vicinissimo alla scadenza con il lavoro non concluso. Ecco. Però per un fatto di Quindi un disciplina orario preciso per finire le cose? sono le 3:14, cioè alle 3:14 comunque bisogna staccare perché sennò poi Staccare. ti ritrovi con l'alba che arriva alla finestra e hai detto questa notte non la Ah, voglio di fare. notte tu pensavi le Sì, 3:14 di notte, le ovviamente, scusa, 3:14 eh. di l'ora del mattino, che poi nel giallo diventeranno la chiave di soluzione dell'enigma. Però questo si capisce fin da subito che saranno la chiave di soluzione dell'enigma, per cui non ho, come si dice, spoilerato niente. Quindi tu ti sei affezionato ai tuoi personaggi, quindi li Sì. riporterai in qualche altra Ecco. storia? Sì, adesso
questo qui, questo, non so neanche se chiamarlo romanzo perché con 140.000 battute è un racconto lungo, però è stato apprezzato come tale, per cui questo romanzo ha dei personaggi nuovi, però sono solito, cioè negli altri che ho scritto, sono sei in commercio, negli altri che ho scritto c'è sempre un riferimento ai romanzi precedenti, un ambiente, un fatto e anche i personaggi in alcuni casi, magari con ruoli diversi, però è un filo conduttore, un vezzo forse, quello di tenere insieme le cose. Però non è un personaggio seriale, tipo No, Montalbano, tipo no, La no, questo mia qui è stella proprio. spada. Purtroppo non potrà neanche esserlo. Adesso qui non voglio inoltrarmi, non potrà neanche esserlo. No, questo qui è proprio una novità. È una novità ed è un libro che si conclude qui, però nell'altro caso, cioè nei miei precedenti, ho utilizzato una coppia di carabinieri che svolgono attività di polizia giudiziaria, sono sempre loro, con la loro evoluzione, li ho fatti diventare vecchi praticamente, li ho fatti invecchiare. Ma tu scrivi solo gialli o scrivi anche racconti o romanzi di altro genere? Scrivo racconti e ho alcuni concorsi ai quali sono affezionato e anche lì funziona così. Il racconto lo faccio per quel concorso. Non Quindi anche di aspetto il altro finale. genere, insomma, Sì, che sì, non sì. giallo. Sì. C'è per esempio, per fare un esempio, un concorso bellissimo che si svolge a Casumaro, che è un paesino che sta tra Ferrara e Bologna, con un club di lettori veramente appassionati, che offre anche una serata bellissima per la premiazione. Io lì, per esempio, ce l'ho tutti gli anni. Adesso, quando si potrà tornare a fare le premiazioni, ahimè. Infatti, il mio rammarico è quello di non aver partecipato. Cioè che non si sia potuta fare quella cena bellissima che era stata organizzata da Darmstadt, perché la premiazione era organizzata, se non erro, in una villa con cena. Io avevo già prenotato, ero già felicissimo, poi a novembre è calata questa nebbia dalla Tutti gli quale non eventi so. letterari, ahimè, sono È svaniti, perché non so. terribile, sì, è Speriamo che, terribile. insomma, si torni in qualche modo, anche un po' alla volta, a riprendere anche, a incontrarci di persona, però comunque possiamo ancora incontrarci qua online, sugli schermi, e anche Beh, questo è un modo per rimanere in contatto. un po' aiuta anche perché io il mio romanzo Aiuta. è la prima volta che ne parlo con qualcuno. Sì, lo regalo agli amici, ma non, insomma, Quindi non questa è la tua prima presentazione dell'Ora del Pigreco. posso proprio dire così, sì, è la primissima. Quale onore, quale onore. Sì, io ho forse anche sbagliando, però ho il senso della dimensione. Gli autori piccoli, gli autori liberi, indipendenti, chiamiamo quelli che non hanno una casa editrice di riferimento, devono fare una lunga gavetta. E io sono già felicissimo di essere finito in una collana. Perché Certo, quello tra è detto l'altro che la questa collana collana. mi sembra che vada molto bene, quindi è abbastanza è conosciuta, perlomeno qui a Bologna, tra Bologna e Modena è molto conosciuta, adesso poi uscendo dalla regione forse meno, però io vedo No, che. io la conoscevo, avevo già letto dei libri. E, tra l'altro, trovare un editore che ti pubblichi. È sempre un valore aggiunto rispetto alle Assolutamente, piattaforme online. E basta guardare anche la forma. Io sono innamorato della copertina, per esempio, dell'Ora del Pigreco. Neanche io riuscivo a cioè, non la sognavo neanche così. Per cui, vabbè, cioè, è una cosa che mi ha dato
Una Poi insomma, grande Damster si è ha soddisfazione. anche cercato di continuare a avere una relazione con i lettori anche in questo momento di chiusura con il Festival dello Scrittore, con altri eventi, con queste interviste. Quindi insomma, diciamo che si dà da fare. Siamo contenti di Sì, Damster, dai. sono molto contento, sì. Va bene, senti, io. Penso che il tempo a nostra disposizione più o meno l'abbiamo fatto passare, per cui ti chiedo se hai delle cose da aggiungere che ci tieni a dirci. Niente, che magari chi lo legge, a chi capiterà di leggere L'ora del pigreco, che mi dia un riscontro. La mia mail, io ho una pagina Facebook. Mi piace sapere cosa ne pensa la gente. Un po' per migliorarmi, un po' anche perché, come dico e ripeto, l'interesse di un autore che lo fa per hobby. Semplicemente la passione si scrive per essere letti, quindi è bello anche semplicemente sapere di Per un esserlo feedback. stato, insomma. È Sì, esatto, importante, sì. per un feedback, sì. Benissimo. Quindi allora speriamo di avere incuriosito le persone a Speriamo di leggere sì. L'ora del Pigreco di Davide Nanni e quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo incontro con lo scrittore. Ciao Davide e ciao a tutti. Ciao e grazie mille.